Cittadinanza onoraria ai figli di immigrati che nascono a Treviso, un atto prettamente politico, quello annunciato dal sindaco Giovanni Manildo, che tuttavia divide i trevigiani e aizza gli oppositori politici. L'annuncio durante il conferimento al senegalese Modou Diop, attivo sul fronte integrazione, e alla moglie della cittadinanza italiana. Un riconoscimento onorario ai bimbi stranieri iscritti alla prima elementare, ricalibra l'assessore di reparto Anna Cabino, ma la direzione è la medesima. Aprire con il conferimento di cittadinanza è un gesto importante di civiltà e di apertura e siamo contenti di averlo fatto e da oggi tutti i conferimenti di cittadinanza saranno fatti o da un assessore o da un consigliere comunale proprio per dimostrare l'apertura della città di Treviso, della nostra comunità, alle nuove cittadinanze. Forza Nuova e Rinascita per Treviso già sulle barricate contro il provvedimento, per la Lega solo una presa in giro per gli immigrati, tra la gente molti scettici. Hanno un diritto, diremmo, queste persone che magari noi che abbiamo vissuto qua non abbiamo. Una retorica. Cittadinanza onoraria sono contrarie. Ma alla fine prevalgono i sì. Io sarei favorevole. Per me sì, quando sei nato qua. Certo, sì, favorevole. Penso che un bambino ovunque nasca ha diritto a essere cittadino del posto dove è nato. Anche io sono figlia di italiani e vivo in Venezuela e per vivere in Venezuela mi hanno dato la cittadinanza venezuelana o il passaporto venezolano come qualsiasi venezolana. Perciò credo che è logico che sia al rovescio, che in Italia anche glielo diano ai figli di stranieri.